Un nuovo modo di vedere Polifemo, la figura della mitologia greca, torna reinterpretata in chiave contemporanea ad osservare con il suo unico occhio coloro che passeggiano per i giardini adiacenti alla chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Vallato di Fano. A seguito dei danneggiamenti subiti nel corso degli anni dai vandali prima e dal maltempo poi, la statua che rappresenta il ciclope realizzata dal maestro Giuseppe Papagni nel 2000 è stata restaurata in collaborazione con la ditta Meacon e Alceo Pucci ed è stata ricollocata al suo posto originale per continuare ad osservare il parco. Polifemo è il ciclope accecato da Ulisse nell'Odissea. Nella tradizione greca ha lasciato nella poesia un ricordo di forza, energia e impeto, controllata però assieme alla dolcezza malinconica. Nonostante le pietre lanciate contro gli uomini, fu amato dalla bella Galatea, figlia del mare, ninfa della poesia bucolica. Nella tradizione cristiana il demonio è spesso rappresentato con un occhio solo in mezzo alla fronte, che in questa situazione, posta accanto alla chiesa, viene esorcizzato dallo spirito cristiano o vinto dal sole invicto, Apollo, con il quale si identifica anche Cristo in un mosaico posto sotto la Basilica Vaticana nel periodo del sincretismo. L'opera dal titolo Polifemo, realizzata in legno marino, è stata rinforzata durante il restauro con delle strutture che le consentono di essere molto resistente agli urti e si sposa con l'arte contemporanea trovando riscontro, spiega il professor Papagni, nella presenza di numerose sculture che sono inserite nel contesto dell'architettura razionalista. Questo è un momento che vuole essere anche un messaggio forte, innanzitutto che la cultura, l'arte vince sempre sulla stupidità e la cretinaggine delle persone, perché oggi è un momento di recupero di un seguito di un atto vandalico verso quest'opera che c'è stata negli anni passati. E poi ha un significato, perché queste opere d'arte è un momento anche per dire grazie al maestro Papagni, che ha lasciato segni importanti nella nostra città, che ha dimostrato di voler bene, di essere innamorato della nostra città, ma soprattutto che la cultura è un momento di crescita per tutti. E allora ecco, da questo momento vorrei anche, in qualità anche di assessore alla cultura, ripartire con un percorso che guarda all'arte contemporanea. Forse su questo aspetto Fano è più fragile rispetto ad altre situazioni, e quindi ripensare a riproporre anche mostre come queste degli spazi all'aperto dedicata a scultori sarà l'obiettivo a breve periodo, anche con un obiettivo nel medio e lungo, quello di arrivare e portare delle opere, dei segni forti nei vari quartieri della città.